acquerelli facili con l'anima del rotolo di carta igienica. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te, nuovo video creativo. Oggi un video proprio per tutti, è un video azzeccatissimo. Prendendo spunto da degli acquerelli che ho visto fare su TikTok, ho deciso di mostrarvi questa tecnica simpaticissima con un rotolino di anima di carta igienica, impostare degli acquerelli facilissimi che possono servirvi come souvenir dalle vacanze. Invece di portare calamite di plastica, oggetti di dubbio gusto che tutti poi ripongono nel fondo di un cassetto e non usano, spendete 5 minuti, ma davvero 5 minuti del vostro tempo per fare un acquerello facile a tema vacanza, che sia marittima, che sia bucolica e di campagna o montagna, o il rotolino che fa per voi. Non ci credete? Ora vi faccio vedere, ma prima vi ricordo che in vacanza con voi voglio venire anch'io e voglio venire con i miei due libri che leggerete quest'estate. Non c'è lettura migliore del grande libro del colore per conoscere tutti i segreti del colore, per capire come utilizzarlo, per farne un'arma a vostro favore e non rimanerne vittima. In questo libro sono spiegati tutti i segreti del colore, il suo significato, come creare le tinte, come abbinarle, come creare le atmosfere in base al colore, come i colori riescono a condizionarci. Quindi tutto qua dentro vi aspetta in libreria, sia fisica che online, e anche su Amazon. Se invece siete dei cultori del fare, il ricettario dell'arte è proprio il libro che vi serve, una raccolta di ricette per materiali creativi che vi spiegherà passo passo come creare qualunque materiale possa servire per il vostro hobby creativo. Vi aspetto in tutte le librerie e anche su Amazon. Bene, ora basta parlare, andiamo a dipingere con la carta igienica. Tre acquerelli facili con le anime della carta igienica. Iniziamo subito. Un'anima di carta igienica per ogni acquerello che vogliamo fare. Degli acquerelli, io ho questi qui, ma potete usare i vostri preferiti. Un pennello morbido, io uso questo sintetico Vaio Kazan della Tintoretto, numero 2. Una penna resistente all'acqua, punta 3. Della carta d'acquerello, la mia è una Fabriano 100% cotone, pezzette, acqua pulita e cominciamo. Come prima cosa prepariamo la nostra tavolozza. Io metterò degli aranci, dei rossaranci, molta acqua, un po' di rosso, ancora arancio e preparo una bella pozzanghera di colore. Tanta acqua, eh? A questo punto prendo il mio rotolino di carta igienica e lo piego così, facendo una O un po' sgorbietta da questa parte, e proprio qui dovrò proprio stare attenta ad imbibire tutto e pappete, creare il segno su tutto, mi raccomando, così, e poi non vi preoccupate se schizzate, così, voilà. Quindi con un pennello cominciate a riempire in maniera alquanto disordinata, lasciando qualche spazietto più bianco e dando un po' di cangianza all'arancio, mettendo anche un po' di rosso, così. Quindi creiamo le zampette. E create tanti piccolini quanti siete in famiglia a voler mandare la cartolina. Noi siamo in tre. Voilà. Lasciamo asciugare completamente.
facciamo gli occhietti. Prendiamo la nostra penna. Schizziamo un po' di rosso qua e là e buone vacanze dalla prima cartolina facile. Andiamo con la seconda. Prendiamo l'altra parte del rotolino e pieghiamolo così. A goccina. Voilà. Quindi, mamma mia, prepariamo di nuovo il nostro guazzetto. Imbibisco. E voilà. Pozzangherina violetta e voilà, coloro il centro di ogni pesce, lo riempio di colore, vario un po' i toni così in maniera del tutto disordinata e soprattutto creo le pinnette. Voilà! E non appena tutto è asciutto, iniziamo a decorare i nostri pescetti con le forme e i colori che preferiamo. E anche il nostro secondo acquerello è bello e pronto, carinissimo! E poi c'è chi trascorre un'estate in campagna o in montagna, quindi pieghiamo il nostro rotolo così a forma di cuore, prendiamo la nostra carta, variamo i toni della nostra tavolozza, prendiamo un verde blu, quindi stampiamo uno qui. Uno qui e riempiamo, quindi prendiamo del nero e creiamo un corpo per le nostre farfalle. E voilà, e anche questo è bello e pronto per essere spedito dalle vostre vacanze in campagna. Tre acquerelli facilissimi con bordura a penna per un ricordo originale e unico dalle vostre vacanze per i vostri amici. Per un pensiero low cost, dedicate il vostro tempo e la vostra creatività. Non servono soldi e oggettini di plastica dalle vacanze. Vi lascio le foto e ci vediamo dopo.
Ora ditemi se non sono troppo freschi e carini. Da una vacanza nel Mar Rosso potete mandare sicuramente questi, mentre se sarete in montagna o in campagna un qualcosa di più romantico e bucolico, ma soprattutto facile da fare in 5 minuti, non di più. Create le vostre cartoline sbizzarrendovi con la creatività. Io ho preso questi soggetti e voi sviluppatene anche altri se vi va. Vi aspetto infatti su tutti i miei social, TikTok, Facebook, Instagram, sono tutti a vostra disposizione. Ma naturalmente vi aspetto sempre qui su YouTube per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, buona estate! Alla prossima!